tifato per lui. Siamo felici di averlo qui a Radio Bruno Irama. Ciao! Ciao, ciao, come stai? Molto bene, ma veramente non è una domanda scontata. Tu come stai? Come ti senti? Ma io di salute, fortunatamente, che è la cosa più importante, sto benissimo, quindi non ho assolutamente niente, e spero siano bene anche le persone coinvolte da questa situazione, che è la cosa più importante di tutte, quindi bene. A livello personale, diciamo, da una parte sto bene, dall'altra sono un po' malinconico per certi aspetti, chiaramente. Allora, immaginiamo, però, pensala così, sempre, insomma, con il bicchiere mezzo pieno, sei il primo ad aver provato la sensazione di Sanremo in questa forma, insomma, con questo video registrato nelle prove, sei il primo, quindi hai battuto un record. È vero, una cosa molto anomala, molto atipica, però dai, da una parte appunto sicuramente farei di tutto per potermi esibire, poter portare la mia esibizione finale, cioè quella che ho avuto tutti questi mesi per prepararmi. Dall'altra parte, l'importante veramente per un artista e per il Festival della Canzone è una canzone, quindi è la musica, quindi da quel punto di vista spero che sia arrivata la canzone alle persone, e questa è la cosa più principale. È arrivata tantissimo, è piaciuta, proprio innovativa al massimo, e soprattutto grazie. Per quel che riguarda la classifica provvisoria, insomma, un bel terzo posto. Sono contento, dai, sono contento sia arrivata alle persone, e dai, domani, cioè stasera ci sarà la cover, invece, che è un altro set. Non so ancora bene dire cosa ci sarà, cosa non ci sarà. So soltanto che avrò l'onore più grande forse della mia vita di poter avere la benedizione, ecco, l'intervento di Francesco Guccini, che appunto per chi mi conosce un pochettino, per chi non lo sapesse, è il mio idolo da quando sono nato, insieme a Fabrizio D'Andrea e Francesco Guccini. Sono sempre stati proprio i miei miti da sempre, lo saranno per sempre, quindi ho questa grande fortuna e questa grande responsabilità di avere un intervento di Francesco, quindi sono al settimo cielo da questo punto di vista, assolutamente. Immaginiamo, anche perché, insomma, avevi raccontato tempo fa che per poter così avere un autografo da lui avevi fatto una coda infinita, poi davanti a lui, quasi imbarazzato, non sapevi che cosa dire proprio davanti al tuo mito. Ma in verità davanti a lui sapevo cosa dire, mi ero preparato, anzi, cosa dire, mi ero preparato per dirlo in 10 secondi, anche perché io gli ho fatti in store, avevo già iniziato a fare un po' di musica, ti dico la verità, però preferì far la fila proprio perché sapevo cosa voleva dire fare un in store, anche per rispetto di quelli che erano in fila, e per rispetto anche dei miei fan che venivano ai miei in store. Quindi mi sono fatto questa cosa, sono arrivato davanti a lui e velocissimamente gli ho detto, proprio in 10 secondi, per non togliere tempo a nessuno, quello che pensavo. Mi ricordo che lui all'inizio non capì bene il mio nome, Irama, disse Irama, cioè non riusciva a sentirlo bene, si vede che c'era casino, essendo un nome un po' atipico, quindi tipo questo episodio un po' simpatico, però un'emozione gigantesca avere di fronte a me Francesco, veramente è un mito, dai, di cosa stiamo parlando, è Francesco Guccini, è un mito. È proprio lui. Senti, a proposito di frasi, di incoraggiamento, un messaggio bello di un collega, di una persona speciale che ci puoi raccontare che ti è arrivata in queste giornate? Ma ti dico, ci sono tanti messaggi che mi sono arrivati e mi stanno arrivando, questa è una cosa meravigliosa, perché comunque appunto nella sfortuna, in questo senso, c'è la solidarietà artistica, quindi non ce n'è solo uno, e sarebbe brutto dirne solo uno, ce ne sono più di uno, e ci sono persone che comunque mi parlano e mi trattano appunto per quanto riguarda la musica, che è la cosa più importante. Siamo artisti, siamo lì per portare la canzone, si chiama il Festival della Canzone, no? Quindi da questo punto di vista sono molto molto grato dell'amore delle persone, un amore che ho sempre restituito e che restituirò fino in fondo. Molto bene, prima insomma di parlare del prossimo progetto, l'album, i live che ci saranno ad ottobre, ritorniamo invece alla canzone. Quando è nata? In che momento? La canzone è nata in un momento particolare, ero in una villa vicino a Como insieme a Giulio. Io tendo spesso a ritirarmi per fare musica, quindi a disperdermi un po' in zone isolate, mettiamola così, e la canzone è nata inizialmente a cappella, cioè stavo registrando altre canzoni, ho iniziato a cantare dal nulla questa melodia, quindi è stata molto spontanea. In un secondo momento l'ho congelata immediatamente al pianoforte, c'era lì, mi ricordo, Giulio, era una situazione assurda, c'era un quadro incredibile che sembrava quasi che si muovesse, era veramente un momento magico. In un secondo step invece
per quanto riguarda la parte letteraria, le lyrics, le parole, sono nate da una specie di trauma, qualcosa che mi segnò particolarmente, che era un video di questo ragazzo che stava rasando la testa, questa ragazza è appena finito, iniziò a rasarsi la testa, e questo per osmosi, per vicinanza totale, questa roba è una cosa intraducibile, questa immagine, ecco, è una cosa intraducibile che mi colpì talmente tanto che permise di scrivere il testo della canzone. E nel terzo momento invece, quindi nel terzo tempo, ci fu l'incontro di due generi che fecero l'amore, che fu appunto il mondo elettronico con il mondo orchestrale, Giulio Nenna e Dardust, questa diciamo unione che ha creato poi il livello melodico strumentale della canzone. E ci sono poi tutte le prerogative per un nuovo progetto, un nuovo album che insomma stai così mettendo insieme, ci stai lavorando, uscirà nei prossimi mesi. Certo, assolutamente. Essendo una cosa molto sincera, quando ho finito di scriverlo uscirà. È una cosa appunto che dipende soltanto dai tempi artistici, dalla fine della scrittura del progetto. Ci sono già delle cose, molte cose da parte, non vedo l'ora di farvele sentire e di raccontarvele se avrete piacere. E quando finirò di scriverle e di suonarle, ecco, mettiamola così, insieme ai miei musicisti, insieme a questi grandi artisti, le farò uscire e le darò, non le terrò più gelosamente, non le considererò più soltanto per me. Ma per ora non puoi cavartela così, ci sarà un filo conduttore musicale, ogni pezzo sarà a sé. Allora, in verità io ho sempre fatto un po' dell'ecletticità un po' la mia forza. Io sono sempre stato convinto che l'artista in generale debba crescere non solo a livello anagrafico, ma debba continuare a mutare anche a livello artistico, almeno è una mia convinzione soggettiva. Quindi in verità questa è una chiave che aprirà sicuramente un portone, mettiamola così, o un ennesimo capitolo, anzi capitolo di un libro. Infatti la genesi del tuo colore mi è piaciuto raccontarlo in questa forma, il titolo, nel senso mi piaceva raccontarlo in questa forma proprio perché mi ricordava il capitolo quasi di un libro, di un altro pezzo. Però non posso ancora dirti in verità a livello musicale, però è difficile che io mi ripeta particolarmente, ecco, mettiamola così. Mi piace molto variare e mutare. Mettiamola quindi così, invece ad ottobre già sono state annunciate delle date per il live. Sì, ci saranno due date, una sarà al Forum e l'altra sarà al Palla Lottomatica, quindi da una parte ci sarà Milano, un palazzetto, un palazzetto a Roma. Non vedo l'ora, spero che tutto ritorni alla normalità e di poter vivere la musica dal vivo. E in questo momento particolare, soprattutto per tutti quanti assolutamente, ma anche per me, diciamo per questo appunto evento, più che mai non vedo l'ora di cantare dal vivo e di vivere la musica, perché è l'emozione, la cosa più bella che ci sia della musica. In assoluto. Allora, tutti i nostri ascoltatori ci chiedono, insomma, adesso che succederà, puoi dirci qualcosa? Rimarrai lì a Sanremo? Hai un tempo in cui devi rimanere nella stanza d'albergo? Riuscirai a tornare a casa? In verità io non posso ancora dire cosa succederà, cosa non succederà, sono tempi tecnici che appunto non dipendono neanche, per quanto ringrazio Amadeus, la Rai, le discografiche, i ragazzi in gara, tutti quanti per avermi teso una mano in un momento che purtroppo non dipendeva da me, però mi è capitato di sfortuna, diciamo non dipende da nessuno, dipende da una cosa legale, quindi per adesso io mi limito a rispettare la legge, di collaborare perché è un mio dovere civile, e vediamo cosa succederà, lo scoprirò insieme a voi probabilmente, ne so quanto voi. Allora, grazie mille, è stato davvero un piacere, siamo contenti di averlo avuto nostro ospite, Irama. Grazie, un bacio, ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.